se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria tu sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Benvenuti amici telespettatori a questa nuova puntata di Piacere e Sapori con la vostra Dominga Pizzi. Ancora una volta ci troviamo a Seminara per assistere a un evento storico questa volta. Si andrà a rievocare l'entrata di Carlo V proprio qua a Seminara. Quindi torneremo un po' indietro nel tempo attraverso le tradizioni, attraverso i valori, attraverso anche gli abiti che vedremo indossare ai protagonisti. Però per sapere qualcosa di più andiamo a parlare con i diretti interessati. Sindaco, ancora una volta Seminara è protagonista di un evento storico di un certo spessore, quindi ci farà tornare un po' indietro nel tempo. Sì, oggi rivivremo l'entrata trionfale di Carlo V a Seminara e quindi ci ritorneremo indietro al lontano 1535, quando Carlo V decise volontariamente, dopo la battaglia di Tunisi, di venire a Seminara. Accolto dal Duca Spinelli, quel giorno andò a trovare la Madonna Nera, la Madonna dei Poveri. Quindi oggi è volontà dell'amministrazione ripercorrere proprio quella tappa gloriosa che ha tanto reso glorioso questo paese, ma che soprattutto Carlo V ha riconosciuto la gloriosità di questo paese. Da quanto tempo si ripercorre questo corteo storico per far rivivere in un certo senso quello che è avvenuto nel passato? Questa è la 19ª edizione, ci siamo fermati solo quando c'è stato il periodo Covid e qualche anno quando il comune purtroppo è stato commissariato, ma dal oggi, cioè quest'anno è 30 anni, ricorre il 30° anno del corteo storico che è stato comunque ideato dal dottore Sandro Gioffrè, allora amministratore comunale, e dall'amministrazione di Salvatore Costantino Sindaco, quindi per noi è un grande onore non solo ripercorrere queste tappe, ma soprattutto è un grande onore scrivere la stessa storia che quell'amministrazione comunale scrisse nel lontano anno 1996. Bene, ma vogliamo dire chi fa parte delle associazioni che rappresentano questo corteo? Sì, noi abbiamo deciso subito di affidarci alla collaborazione dell'associazione Unicram, il direttore artistico infatti è Pino Bruzzese, e collaboreranno con noi la cooperativa di Seminara, tutti i comitati vesti di Seminara collaboreranno a questa iniziativa, ma un ringraziamento speciale lo vorrei fare con la mia amministrazione comunale, al Presidente del Consiglio che è colei che ha organizzato e ha messo in piedi questa grande macchina amministrativa, un riconoscimento della Regione Calabria ci è pervenuto solo 20 giorni fa e in 20 giorni siamo stati in grado di riproporre a Seminara questo corteo storico. Bene, andiamo a sentire uno dei protagonisti, con chi stiamo parlando e chi rappresenta. Allora, dunque, io sono Claudio Venanzirullo, sono il presidente della compagnia Fretensis di Reggio Calabria. Noi siamo dei rievocatori storici e degli sportivi, nel senso che noi ci occupiamo sia della parte della rievocazione storica, nonché dell'archeologia sperimentale, che consiste nel vivere in momenti veri e propri
esattamente come si viveva fra il 1000 e il 1300. Quindi le nostre armature, i nostri vestiti le facciamo noi, facciamo tutto quanto noi, facciamo dei campi in cui stiamo per ad esempio 3-4 giorni vivendo in una tenda come nel Medioevo. Quindi praticamente andiamo a fare quello che si chiama letteralmente archeologia sperimentale, ossia vivere sulla propria pelle quello che facevano allora, anche per capire di più come fare quello che facciamo. Inoltre noi partecipiamo ai vari campionati di scherma medievale, abbiamo partecipato, siamo stati addirittura ai mondiali a Praga, a Barcellona nel 2016-2017, adesso siamo stati un po' fermi con questa associazione, ma presto riprenderemo a fare anche le competizioni sportive con tutti i ragazzi che si allenano tutto l'anno per poter fare questo tipo di attività, diciamo. Immagino che emozione una prova ad andare un pochino a rievocare nel tempo e poi a trasmettere a chi vi viene a vedere tutto quello che di bello fate per rievocare il momento storico. Certo. Diciamo che oltre alla soddisfazione personale c'è anche quello del messaggio che si vuol mandare. Abbiamo scelto un determinato periodo perché ci rispecchiamo sia nella qualità morale del periodo sia nella qualità di vita. Era un periodo in cui si viveva indipendenti, ognuno sapeva fare tutto quanto, c'era chi sapeva farsi il fuoco, da mangiare, cacciare, non c'era bisogno di nulla di esterno. Oggi siamo molto comodi, abbiamo il supermercato, tutto quanto, invece allora era tutto quanto a disposizione di tutti perché ne avevano le capacità, magari non sapevano leggere, ma sapevano fare benissimo tutto il resto. Anche a livello morale, ovviamente ci ritroviamo qua, la maggior parte di noi sono tutti cristiani, cattolici e ne siamo fortemente fieri. L'associazione da quando diciamo nasce e di dove siete? Dunque noi siamo di Reggio Calabria, nasciamo nel 2013, sì se non sbaglio, nel 2013, abbiamo iniziato con un piccolissimo gruppo che partecipava solamente a competizioni, dopodiché piano piano abbiamo iniziato ad allargarci e entrare anche nelle rievocazioni storiche, nei cortei. In questo caso siamo qui perché ci hanno richiesto appunto di fare parte del corteo. Questo vestiario, un soldato pronto per combattere? Sì, questo è il vestito di un fante pesante, un cavaliere, quindi... Ops, è quella pardon. Che fa i vestiti. Avevamo detto che sarebbe cascata, anzi è durata, dai, giusto, ci sta veramente favorendo per poter avere questa sua testimonianza, però avevamo detto che da un momento all'altro sarebbe caduto, infatti. Quindi dicevo, questo la maggior parte siamo vestiti come dei cavalieri, quindi fanti pesanti del 1300. La differenza fra i fanti pesanti e i fanti leggeri, se voi riuscite a inquadrare quei ragazzi, questi qui sono fanti leggeri, cioè hanno la maglia d'anelli sopra che pesa una ventina di chili, aveva un'ottima protezione però non tanto efficace quanto l'armatura in piastre che invece abbiamo noi indosso, che è l'armatura completa che copre dalla testa ai piedi, non rimaneva neanche un centimetro scoperto ed erano i fanti più temuti sul campo di battaglia, addirittura quando montavano i cavalli diventavano una forza di distruzione temibile perché si arrivava a tonnellate di potenza scaricate su un solo punto che era la lancia, erano un po' i carri armati del tempo. Diciamo. Il massimo della tecnologia di difesa mai raggiunta è questo tipo di armatura qua che vedete indosso a noi e ai ragazzi. Cioè, se riuscite a vedere un punto scoperto? No, perché appunto era l'intenzione di allora. Questo ovviamente però richiedeva un allenamento eccezionale, dovevano combattere, stare giornate intere, scalare castelli con armature di 30 e passa chili. Quindi doveva essere comunque gente molto allenata, molto disposta al sacrificio e tutte queste cose qui. Bene, già un'emozione sentirvi parlare, cercando di rievocare tutto il momento. Immagino adesso quando comincerà il corteo storico. Grazie. Grazie a voi. Andiamo a sentire anche la donna che rappresenta... Io sono una damina, diciamo, medievale. Non è da molto che ho iniziato a cucire gli abiti, anche se... Perché tra le altre cose anche la sarta. Sì, sono anche la sarta. Abbiamo sempre fatto anche teatro, altre cose, per cui adesso che abbiamo ripreso questa associazione che era stata un po', come diceva il capitano Claudio, era stata fermata per un po' di tempo. Ho iniziato a cucire gli abiti, naturalmente c'è una ricerca sia dei modelli che dei tessuti e quindi siamo un po' in elaborazione, ecco, questi sono forse
più o meno, tranne le armature che sono naturalmente sono dei pezzi un po' diversi, però più o meno tutto quello che riguarda il tessuto me ne sto occupando io per adesso. Bisogna avere passione per fare ciò che sta facendo. Molto. Io diciamo guardo molti tra dipinti e anche alcuni vestiti, perché ci sono tante realtà che realizzano vestiti medievali, quindi cerchiamo di informarci, però sì, la passione è tanta, onestamente è un divertimento, diciamo. Bene, a me sorge spontanea una domanda rispetto alla moda di oggi. Secondo me è più funzionale, è più pratica e funzionale, ed è anche elegante, diciamo. Ci sono infatti per le donne e anche per gli uomini dei modelli in base che sono proprio molto lineari, e anche rispetto alle taglie si adattano più facilmente al corpo, quindi è una moda molto interessante, anche i capelli, insomma, un po' le cose. Chiaramente alcune cose sono un po' da capire, perché io conosco un po' i tagli che si utilizzano per i nostri vestiti. I pantaloni sono uscita pazza, onestamente, perché hanno proprio dei tagli molto particolari. Però tra modelli che cerco e tra varie prove, insomma, qualcosa ci riusciamo. Sì. Ma comunque dici che la moda è una ruota, può darsi che si ritornerà di nuovo ad adoperare questi vestiti e chiudiamo. Se molte cose ci sono già, sono un po' trasformate, però magari forse negli abiti delle donne soprattutto rivedo dei tagli. Certo, questi sono un pochettino più lunghi, più diritti, più, però sì. I protagonisti e chi rappresentano? Voi appartenete a qualche associazione? Sì, allora la nostra è l'associazione culturale Trischine di Taverna, e veniamo dalla provincia di Catanzaro, quindi nella pendice della Sina. E per noi questo è il terzo anno che veniamo qua a seminare, a rivivere questo momento di molto molto importante e sentito dalla cittadina. E la nostra associazione si propone con rievocazioni storiche, e quindi il nostro gruppo, compreso da pigeri con spade, bandieratori, musici, danza storica, e infine concludiamo i nostri spettacoli con dei giochi di fuoco, quindi con artisti di strada che faranno, cercheranno di dare un po' di fuoco alla serata per chiudere l'evento. Quindi il nostro è questo tipo di
ci proponiamo sotto questo punto di vista. Certo, c'è uno studio a monte per poter rievocare un po' tutto il passato e farlo rivivere qua nel futuro, nel presente. Sicuramente, perché noi come ogni anno proponiamo il nostro Palio dei Rioni, che è un momento molto inteso a Taverna, e studiamo e cerchiamo ogni anno di portare con i nostri giochi di fuoco delle tematiche. E quest'anno abbiamo il nostro titolo di questo nostro spettacolo, Il risveglio del drago, quindi sarà un momento anche per rivivere e capire alcuni atteggiamenti che erano all'epoca con stregonerie, quindi è tutto un misto tra fantasia e spettacolo. Se vogliamo fare passato che rievocate con i vostri momenti storici e futuro, ecco, vorreste tornare un po' indietro nel tempo? Infatti il nostro compito è proprio questo di riportare a oggi quello che succedeva allora. E noi... No, personalmente voi, visto che lo fate proprio come passione, dove vi trovereste bene, nel passato o nel futuro? Diciamo che il passato sarebbe molto utile, quindi ritornare un po' indietro sarebbe molto, molto importante, anche perché oggi si vive troppo di social, quindi si perde poco il senso delle associazioni, dello stare insieme, di convivere insieme dei momenti che poi alla fine sono quelli che rimangono nelle piccole realtà. Quindi noi cerchiamo di puntare... Bene, con noi l'onorevole Giannetta, presente qua a Seminara per questo corteo storico che ci farà tornare un po' indietro nel tempo.
Sì, una bellissima rievocazione storica che sicuramente è da tantissimi anni che viene svolta e che comunque ha sempre di più bisogno di farla conoscere, perché Carlo V all'epoca fu l'imperatore che unì o tentò di unire l'Europa occidentale, quindi si è dimostrato più contemporaneo che mai in questo momento in cui parliamo di europeismo. È una cosa bellissima perché la città di Seminara vive in questo momento, in questo giorno, un corteo fantastico che attira moltissimi turisti, e la Calabria ha bisogno anche di offrire delle manifestazioni come questa affinché vi sia non un turismo morti e fuggi, ma perché no anche un turismo esperienziale, come in questo caso, che possa portare anche della qualità ai turisti nei nostri territori. E quale migliore occasione di questa? Quindi ovviamente la Regione Calabria, a sostegno di questa grande manifestazione, a sostegno dell'amministrazione comunale, del sindaco, al quale vanno i miei complimenti per che ha saputo riprendere questa tradizione, insomma, e farla seguire negli anni così come in precedenza. Bene, noi continuiamo a conoscere i protagonisti di questo corteo storico che ci sta facendo veramente sognare. Con chi abbiamo il piacere? Cavalieri Bolla Pontificia, anno domini 1394, da Cava dei Tirreni. Che cosa vuoi fare? Siamo un'associazione folcloristica che noi siamo il folklore anche per fare solidarietà, infatti il nostro motto è folklore e solidarietà. Proprio un mese fa siamo andati anche dal Papa, che porta la benedizione, infatti noi ovunque stiamo andando portiamo la benedizione del Papa. Siamo un'associazione con quasi 150 soci, formata da tamburini, chiarine, sbandieratori, pistonieri e balestrieri. E noi stiamo qua ad onorare Carlo V. Siamo stati alla Certosa di Padula 2 giorni fa e giriamo un po' per tutta l'Italia, anche all'estero. Per far rievocare i momenti storici del passato, che forse piacciono più di quello, certo, che si sta attraversando oggi. Certo, per noi è importante, infatti noi annoveriamo tanti ragazzi, cerchiamo di educarli proprio sul passato, perché poi le tradizioni non si devono perdere. Le tradizioni sono importanti, servono a tramandare da padre in figlio per poi portare anche l'educazione e il rispetto verso anche le persone e soprattutto verso chi ne ha bisogno. Questo, diciamo, è quello che noi cerchiamo di tramandare a tutti i nostri ragazzi. Speriamo, ci sembra che fino adesso vada bene. Sicuramente. E lei invece cosa rappresenta come protagonista, diciamo, del passato? Io sono il caposquadra, proprio del gruppo, poi c'è il Reggio Capitanè, poi c'è anche il presidente con il fondatore, il cavaliere Giuseppe Ferrigno, che è proprio il fondatore e l'ideatore dell'associazione, che oggi purtroppo non è potuto stare presente, e gli dispiace, manda i saluti a tutta la città e a tutta la provincia e la regione. E questo è. Mi sorge spontanea la domanda di questi abiti meravigliosi, come vengono realizzati? Questi sono abiti con sete di San Leucio, fatte dalla sartoria di Napoli, che ha preparato anche molti attori famosi per la RAI. Sono tessuti importanti che noi con orgoglio portiamo a far conoscere. Per noi la prima cosa, quella che noi ci teniamo, è verso il Santissimo Sacramento. Noi siamo onorati di portarlo con noi. Buon proseguo. Grazie, grazie a voi. Tra cui piaceri e sapori. Noi di Fabbridea abbiamo rivoluzionato il concetto di porta blindata, trasformandole in luminose ed eleganti opere d'arte. Le nostre porte proiettano la luce esterna all'interno degli ambienti, senza togliere nessun grado di sicurezza. Vieni a dare un'occhiata e vedrai. Fabbridea, una porta ti può cambiare la casa e anche la vita. Arrivo.
Faro del Capo. Ghiacciato, accende la festa. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Whole Beauty in Tracci Gold di Elisabetta De Clariti Stresa. Centro estetico e salone parrucchiere. Troverai estetica di base e avanzata, epilazione laser, diverse tipologie di massaggi e tutto quello che concerne la bellezza e la cura del tuo corpo. Inoltre è il posto giusto per il look del tuo capello. Piega, taglio, trattamenti e tutto ciò per farti sentire al top del top del top. Siamo aperti dal lunedì al sabato, orario non stop, dalle 9 alle 19, via Argine Destro Calopinace 79. Per info e prenotazioni 334 700 48 53. Ama prima te stesso e tutto il resto verrà a seguire. Sicurezza significa proteggere ciò che ami, la tua casa. Quante volte hai desiderato maggiore protezione per te e la tua casa? Sicurpiana ti aiuta a farlo, collegando la tua famiglia alla centrale operativa 24 ore su 24, con sistemi e tecnologie di ultima generazione, offrendoti servizi di sicurezza a 360 gradi, con uomini sempre pronti ad intervenire, anche quando non ci sei, perché Sicurpiana è sempre con te. Quando rientri a casa e posi le chiavi all'ingresso, sorridi, perché sai di essere al sicuro. Sicurpiana, mai più soli. Sicurpiana. Nella vita dobbiamo fare delle scelte. Fidarci di qualcuno. La nostra è una storia di tradizione, tecnica, innovazione. Usiamo la nostra manualità, la nostra fantasia per te, per creare un'opera unica che puoi ancora solo immaginare. In altre parole, forgiamo i tuoi desideri. Tra cui piaceri e sapori. Thank you.
Bene, con noi la dottoressa Gioffrè, l'organizzatrice di questo evento, di questo corteo storico che veramente nel tempo si è sempre mantenuto e che si sta sempre più evolvendo a livello turistico. Sì, questo è il terzo corteo che fa la nostra amministrazione dopo un periodo abbastanza lungo, circa 10 anni che si era interrotta questa tradizione. L'abbiamo fortemente voluto anche quest'anno proprio perché è stato finanziato dalla Regione Calabria. Speriamo di istituzionalizzare la data in modo tale che ogni anno garantiamo la presenza di questo evento tra i nostri grandi eventi. Anche quest'anno abbiamo i gioielli di Gerardo Sacco, personalmente l'ho chiamato, gli ho detto per favore ci devi fare questo favore, lui sta bene di salute ed è riuscito a farci avere tutti i gioielli, adesso li abbiamo assegnati, tra poco dovrebbero arrivare i gruppi che faranno un po' di intrattenimento, ci sarà una piccola novità anche quest'anno perché cerchiamo di variare in modo tale da lasciare le sorprese proprio per rendere più attraente l'evento. È importante questo corteo storico che rievoca un po' tutto, si torna indietro nel passato con l'entrata di Carlo V. È importante perché suscita curiosità in tutti quelli che vengono a vederlo, quindi basta che vanno a informarsi per dire come mai Carlo V è venuto a Seminara e da lì parte tutta la storia di Seminara, anche perché ad oggi ancora Seminara risulta essere una delle città più importanti di tutta l'Italia meridionale, perché abbiamo tantissimi monumenti che risalgono al 500, i bassorilievi, cosa che il resto del meridione non ha. Grazie. We'll be right back.
veniamo dal paese vicino, da Palmi siamo venuti perché sappiamo che è un evento particolare, bellissimo, e quindi abbiamo deciso di partecipare. Finora com'è sembrato? Che emozione ha trasmesso? Secondo me è molto bello, rievoca molti, non lo so, molto fascino guardare uno spettacolo del genere, è stato organizzato molto bene. Siete del posto? Sì, sì, siamo del posto. Quindi ogni anno. Puntuali? Sì, sì, ogni anno. Ti piace? Sì. Volevi essere una principessa? Sì. Ma lo sei già. Thank you.
bene con noi l'onorevole Mattiani, non poteva mancare a questo evento di spessore, questo corteo storico che tra poco assisteremo qua nella città di Seminara. Ma assolutamente no, non potevo mancare a questo evento così bello e che porta avanti le tradizioni di un territorio. La rievocazione del corteo storico dell'entrata di Carlo V a Seminara è arrivata ormai alla 29ª edizione. E quest'anno ho il piacere di dire, insomma, che è stato totalmente finanziato dalla Regione Calabria, quindi oggi veniamo qui ancora di più con orgoglio proprio per andare ad individuare, perché siamo riusciti ad individuare quelle esperienze importanti per la valorizzazione turistica del territorio, quindi lavorando su un turismo esperienziale dove Seminara rappresenta sicuramente uno dei centri fondamentali grazie a quello che dal punto di vista culturale, dal punto di vista artistico, dal punto di vista anche dell'artigianato con le ceramiche di Seminara oggi rappresenta per la Calabria. Quindi sono veramente felice oggi di essere qui e di aver finanziato insieme alla giunta regionale, insomma, questo grande evento di spessore per il nostro territorio, per la provincia di Reggio Calabria e per la Calabria. Questo è il positivo e il bello che vogliamo sempre sentire per la nostra terra. Ecco, quanto sono importanti questi eventi per la nostra regione? Ma sono fondamentali, perché come dicevo prima, se noi vogliamo portare il turismo qui in Calabria, noi vogliamo in Calabria di beni che sono meravigliosi, come quelli che ci ha lasciato la natura, come il mare, le montagne, ma anche delle tradizioni. Le tradizioni, qual è il corteo storico, il turismo esperienziale, quello che dicevo prima, noi oggi dobbiamo regalare al turista delle esperienze indimenticabili, importanti, vedete tutte queste maschere, tutte queste cose, insomma, che rappresentano oggi. Non è semplice vederle in altre città, in altri paesi dell'Italia. Noi qui a Seminara riusciamo a far godere di questa esperienza ai nostri turisti, e quindi ben venga finanziare queste iniziative importanti.
Thank you.
Sei la ricchezza, ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori. Se vuoi gustare la freschezza, Calabria, tu sei la ricchezza. Ci sono tanti desideri, tra cui piaceri e sapori.